L'esperienza della Gran Buffa penso che sia stata fortissima per tutti, per tutti e cinque, perché insomma 2 mesi passati dentro sta villa a mangiare poi alla fine, senza sceneggiatura. C'era un menù, non c'era una sceneggiatura. C'erano da Fauchon, c'erano le ordinazioni tutti i giorni e in base a quello si faceva la scena. Mostri nasce, per ciò che mi riguarda, per ciò che sono i miei ricordi, nasce in un periodo. Ero a Milano, vivevo a Milano con mia madre, e papà lo vedevo durante le festività, quando veniva su a trovare anche suo padre. Insomma, sono figlio di separati ante litteram, ero l'unico bambino in questa scuola di preti, l'unico peccatore. Adesso credo che raramente trovi qualcuno che non sia figlio di separati, diciamo in una classe, ma invece allora. Insomma, e quindi le vacanze e le mie frequentazioni con papà erano fortemente legate ai film, ecco, i miei album di famiglia poi alla fine sono i film che faceva durante l'estate. E a un certo punto era già scattata un'operazione un anno prima, che era Il Pollo Ruspante. C'è un film a episodi che si chiama Rogopag, Sellini, Godard, Pasolini, Gregoretti, e nell'episodio di Gregoretti, dove era il protagonista mio padre, aveva bisogno di un bambino e insomma io andai a lavorare, tra virgolette, a lavorare con lui. E quindi in seguito a questa esperienza, che fu l'occasione insomma per un pochettino per crescere insieme, quando gli offrirono di fare i mostri, Ugo lesse la sceneggiatura e disse: io il film lo faccio molto volentieri, mi è piaciuto molto, ad una condizione. Dice: voglio fare il primo episodio, che è chiaramente scritto per Gassman, e lo voglio fare io con mio figlio Ricky. E così insomma sono stato imposto, diciamo così, in modo categorico. E erano anche perplessi, perché se rivedi l'episodio capisci che Gassman ci stava molto bene in quel personaggio lì, no? In questo educatore severo, severo al contrario, no? Diciamo, la sua severità per raccontare la cialtroneria. Poi papà l'ha portato a casa con la sua maestria e a modo suo, insomma, diciamo così. Però insomma la genesi della mia collaborazione con lui, della mia partecipazione nel film è stata questa. E mi ricordo un periodo di grande divertimento, insomma. Intanto mi ricordo che era estate, ho questa memoria visiva, spaziale, visiva. Poi mi ricordo che insomma di solito andavo a trovare papà sul set, passavo lunghe giornate in roulotte, oppure facendomi coccolare dal capo macchinista o dal fotografo di scena, che stavo con lui mentre papà lavorava, mi annoiavo molto, eccetera. E invece in quel caso andavo a lavorare. E per me, insomma, era un impegno. Era un impegno. Mi ricordo che un giorno stetti male, mi svegliai, che avevo un senso di nausea, mi sentivo spossato e dissi a papà: dice, non ce la faccio, non mi va, non mi sento bene. Lui si arrabbiò moltissimo, dice: oh, tirati giù dal letto, che qua bisogna andare a lavorare, mica devi andare a scuola. Quindi forza, tirati giù dal letto. Poi andai a girare, vomitai sul set. Ugo, mi ricordo, in preda ai sensi di colpa: Dio mio, mio figlio, l'ho forzato a fare questa cosa, eccetera. Era la scena dove faccio le corna in macchina mentre mi accompagna a scuola. Senti, glielo facciamo lo scherzo del fazzoletto, eh? Su, fai finta di essere svenuto, su, appoggia la testolina così. Oh, per finta, mica per vero. Anzi, datti una grattatina così per scaramanzia. Un
un film appunto che ha segnato mio padre sicuramente, ha segnato la sua carriera. Siamo nei primi anni in cui finalmente, diciamo così, esce dai film squisitamente comicaroli, i film frutto dei suoi personaggi della rivista, i film estivi, facevano 6-7 film all'anno. E questo incontro con Dino Risi, che già c'era stata la marcia su Roma, a breve l'incontro con, forse c'era già stato l'incontro con Marco Ferreri che lo porterà immediatamente alla Peregina e poi alla Donna Scimmia e poi a tanti capolavori fino ad arrivare alla Gran Buff, l'incontro con Lizzani che arriverà a breve, insomma un cinema molto vitale che aveva bisogno tutti gli anni bene o male di reinventarsi, di reinventare anche attori, protagonisti, per poi farli, come dire, per poi mantenerli per tanti anni, perché poi papà ha fatto parte di quella generazione che venivano chiamati colonnelli, che erano Manfredi, Ugo, Marcello, Gassman e Sordi, che poi si diceva sempre i quattro colonnelli e non ho mai capito chi fosse il quinto mancante, forse Marcello che era un outsider, comunque sì, perché i quattro colonnelli della commedia all'italiana sono stati loro e per 30 anni l'hanno fatta da padrone, insomma, hanno visto generazioni nascere dopo di loro, ma bene o male mantenendo il comando della commedia all'italiana. Vince non il più intelligente, non quello che si impegna di più, non siamo più in una società meritocratica sognata dal dopoguerra, ma entriamo in una società post-consumistica in cui la fa da padrone chi è più veloce, più furbo, più scaltro. E quindi mi insegna a vivere, mi insegna ad essere un uomo vero. Picchi per primo, perché se picchi per primo picchi due volte, poi ricordati Ricky che il mondo è tondo, che non sta a galla va a fondo e così via, insomma. Poi entriamo in un bar, prendiamo 6 brioche e ne pago solo 2, io timidamente gli dico ma papà guarda che ne abbiamo prese 6, zitto che non se ne è accorto nessuno e ce ne andiamo via, insomma mi insegna la scaltrezza, l'intelligenza. Io realmente ero quel bambino, cioè nel senso che ho ricordi in cui mentre facevamo la scena che insomma dobbiamo anche capire che era una sorta di imprinting anche su quello che è la dinamica, quello che vuol dire fare il cinema. Io venivo preso per mano da parte dell'attore che faceva mio padre o di mio padre che in quel momento mi dirigeva, ecco, nel senso che con la manina poi mi portava letteralmente al segno, no? E mi rigirava di modo che per parlarmi diceva Ricky ascolta, tac, e mi metteva frontalmente alla macchina da presa e quindi io vivevo le situazioni, gli sketch del momento al momento, non è che avevo letto la sceneggiatura prima e l'avevo approvata, diciamo così, sì questo ruolo vi interessa, no? Venivo portato sul set, oggi giriamo una scena in cui andiamo al bar e quindi insomma questa, mi ricordo che questa educazione sentimentale mi colpì molto, insomma, perché poi i bambini istintivamente invece hanno un senso etico e morale molto acuto, molto forte, quindi vedevo con un certo occhio critico quello che stava accadendo intorno a me. E però c'era il gioco, il divertimento del cinema, insomma, che avevo già vissuto e quindi prevaleva questo. Sì. E poi prevaleva fortemente la voglia di stare insieme al mio papà, ecco, che faceva il mio papà nel film ed era il mio papà nella vita e poi dopo c'era lo stop e mi portava in giro e mi portava al bar, mangiavamo il cestino insieme, c'avevamo la roulotte.
c'era il capo macchinista che c'aveva il martello infilato nella sua cintura, che sapeva maneggiare come una pistola, come Tex Wilder, capito? Sapeva inchiodare un chiodo da 12 col lancio, lanciando il martello, e c'erano gli elettricisti e degli energumeni che portavano delle lampade che venivano chiamati bruti, i bruti e i mini bruti. Insomma, per un bambino, ti assicuro, essere messo su un carrello con una macchina da presa enorme e poi portato su e giù per il set era una roba forte, persino più forte, se vogliamo, del film stesso. Sia Dino Risi che Vittorio Gassman sono stati tra gli amici più intimi e più vicini a papà nell'arco della loro vita, insomma, della loro carriera. Dino era persona più riservata, poi insomma fare il regista lo portava spesso lontano, magari con altri attori, così, però insomma si volevano bene e si divertivano molto insieme. Poi avevano una certa origine simile. Certo, Dino è un aristocratico, papà più un uomo del popolo, insomma, però una certa non romanità, ecco, che li distingueva. E mi ricordo i loro incontri insieme, mi ricordo le risate di Dino a casa nostra, mi ricordo anche una visita a casa di Dino, chissà perché, chissà in quale occasione, mi ricordo che era montata una batteria nel salotto che probabilmente apparteneva a Claudio o a Marco, anzi mi sono sempre dimenticato di chiedergli di chi fosse, insomma, la guardavo con una certa invidia, l'idea di avere una batteria, no? E con Vittorio un rapporto molto più intimo, molto, molto forte, insomma, hanno fatto tanti film insieme e poi si frequentavano d'estate, erano veramente amici. Erano amici proprio nella loro diversità, ecco, erano due attori, non c'era nessuna forma di invidia o di competitività l'uno nei confronti dell'altro. Ugo riconosceva in Vittorio la cultura, l'intelligenza e poi questa autorevolezza teatrale, e però era orgoglioso della sua verità, ecco, della sua capacità di non essere accademico, di non essere mai recitante, no? di riuscire a vivere il personaggio con estrema naturalezza. Almeno Ugo se la viveva così, la sana competizione che aveva con Vittorio, e lavoravano insieme molto volentieri e stavano e si frequentavano molto volentieri anche fuori dal set, a Torvaianica. A Torvaianica c'era il famoso torneo di tennis, lo Scolapasta d'Oro. Vittorio era testa di serie, ha vinto non so quante edizioni, insomma, e quindi le serate lì e il tennis. E mi ricordo Vittorio a un certo punto in una di queste serate surreali, perché a fine agosto c'erano questi tornei dove veniva tutta la gente dello spettacolo, speravano di non dover andare a Venezia per poter venire a giocare da noi, diciamo così. E alla fine la serata finale era una festa, premi, cotillon, coppe, cose, e poi regali di tutti i generi, dei primi sponsor di allora. E mi ricordo che consegnarono come premio speciale un prosciutto a Vittorio Gassman, e Vittorio Gassman, prendendo il microfono con questo prosciutto in mano, disse: "Scusate, sarò breve, non sono abituato a parlare in pubblico." Veramente, per dire, insomma, il tono surreale che prevaleva sulla loro amicizia e sulle loro frequentazioni, e non solo, insomma, anche l'intimità. A casa nostra Vittorio incontrò Diletta D'Andrea, che in quel momento
era sposata con Luciano Salci, quindi insomma anche momenti, diciamo così, di intimità, anche di forte imbarazzo, ma insomma e così, e lavoravano insieme, e Vittorio era di una simpatia totale, era molto divertente, era molto carino e generoso, anche mi ricordo anche nei miei confronti, insomma mi trattava sempre in modo affettuoso, e posso dire con orgoglio che sono stato anche il figlio di Vittorio Gassman, perché ho fatto un film che si chiama La Famiglia, dove ero il figlio di Vittorio Gassman e di Stefania Sandrelli, e lì Ugo era un po' geloso, che l'idea che Ettore avesse scelto Vittorio per fare un personaggio che solo Vittorio poteva fare, diciamoci la verità, però insomma... Poi quando ha detto, vai a lavorare con Ettore, che ruolo fai? Faccio il figlio di Vittorio Gassman. Mi fa molto piacere, insomma sentivo che sotto, insomma soffrivo un pochettino di questa cosa. Adesso noi siamo abituati con i cellulari, siamo abituati a filmare qualsiasi cosa, no? Poi voglio vedere dove andrà a finire tutto questo materiale audiovisivo che raccogliamo quotidianamente dei nostri figli, dei nostri nipoti, delle cose, degli amici, delle feste, di quei momenti magici, eccetera, si perderanno nell'atmosfera. E allora invece non esistevano questi. Quindi il film, quando parlo di aver avuto il privilegio di un album di famiglia, che è rimasto, allora ogni tanto quando vedo in scena i mostri, non solo vedo un capolavoro del cinema italiano, non solo vedo uno dei film più riusciti di papà, ma vedo un pezzo della mia vita, vedo anzi, c'è addirittura un'immagine che per me bambino, ancora oggi raccontarlo mi dà una certa emozione, Dino Risi ha ricostruito la famiglia. Perché c'è una scena in casa, quando io torno con l'occhio nero pestato a scuola, da un compagno a cui non sono riuscito a rispondere in modo adeguato come avrebbe voluto papà, e a tavola c'è lui, ci sono io e c'è mia mamma che arriva e porta il caffè a un certo punto, e Risi ha ricostruito, diciamo così, questa famigliola felice che non esisteva già più, insomma. Eravamo tutti felici, era felice anche mamma e anche Ugo, anche della loro separazione, però diciamo così, questo quadretto familiare per un bambino ha sempre un valore, no? Romantico e carino che è rimasto.